Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati dal Bar Charlie di Alessandro Mariottini e Massimo Tappeti insieme a Giulio Peruzzi per parlare degli ultimi movimenti di mercato. Intanto Giulio, ti ringrazio per la tua disponibilità e il colpo di mercato sembra che l'abbia messo a segno il Follonica Gavurrana annunciando il ritorno del centrocampista Fabrizio Losicco, classe 91. Manca l'ufficialità ma l'accordo sembra essere già raggiunto. Sì, innanzitutto buonasera a tutti e ben ritrovati. Sicuramente un buon colpo da parte di Cavorrano, il quale sta rivoluzionando tutto, nel senso che c'è stato il cambio tecnico, non c'è più Paolo Indiani, ancora deve essere annunciato il nuovo allenatore. Dopodiché sono già iniziate intanto le manovre, probabilmente dettate anche da una figura già pronta per essere annunciata. Il giocatore che hai appena menzionato è un ottimo giocatore con trascorsi di Lega Pro e Nazionale Dilettanti, ha già fatto parte del Gavorrano, ha giocato in Lega Pro nella Lucchese, è un giocatore importante, un giocatore che sicuramente farà molto comodo alla società di Grosseto. Attiva anche la San Giovannese nell'organizzarsi per il campionato dopo Covid, dove ritornano Giuseppe Morandini in qualità di direttore generale e mister Agostino Jacobelli quale tecnico della panchina azzurra. Sì, c'è stato il ritorno appunto dopo tantissimi anni di Morandini, una persona squisita, una persona che sicuramente potrà dare un contributo valido alle cause della San Giovannese, che sicuramente Morandini ha dentro di sé, essendo stato già direttore ai tempi d'oro, ai tempi di Sarri, Caspini, perciò sicuramente sotto il punto di vista della fedeltà sicuramente è una garanzia. C'è il ritorno, c'è appunto l'avvento in panchina di mister Jacobelli, anche lui già da qualche anno che partecipa a questo campionato di Serie D. Sicuramente la San Giovannese proporrà un organico per fare una buona figura in questa categoria. Ho visto che si sono allontanati i due attaccanti di l'anno scorso, Guidotti e Mencagli, i quali sono andati Mencagli e Cavorrano e Guidotti è andato alla Fortis Juventus, è un ritorno, questo è un ritorno di Guidotti alla Fortis Juventus. E sicuramente vedremo dei movimenti in questo reparto perché dovranno essere appunto rimpiazzati i titolari che c'erano nella passata stagione. Intanto per quanto riguarda la squadra ci sono le riconferme importanti di Scoscini e Rossetti. Sì, sono conferme importanti perché sono due ottimi giocatori, due centrali difensivi di sicura garanzia, sicuramente verranno, il reparto verrà completato anche da fuori quota. Vedremo appunto, già l'anno scorso la San Giovannese aveva all'interno dell'organico dei buoni movimenti sotto il punto di vista di giovani e andremo a vedere ora appena il mercato inizierà a muoversi in modo abbastanza consistente quali saranno appunto i giocatori che andranno a integrare questa rosa degli azzurri. Sull'altra sponda dell'Arna, Montevarchi si riparte da mister Malotti per dare continuità al suo lavoro. Certo, come è giusto che sia, come è normale, è stata brava la società a confermare il tecnico Roberto Malotti, che ha fatto un'ottima annata l'anno scorso, essendo subentrato e avendo fatto un ottimo girone di ritorno, compreso un pezzo del girone d'andata. Ci sono stati risultati molto importanti, coadiuvati anche dal bel gioco. Noi abbiamo assistito l'anno scorso a diverse gare del Montevarchi, dove diciamo che ha sempre offerto delle prestazioni molto positive. Naturalmente anche il Montevarchi credo che cercherà di rifare un buon campionato, non dimenticandoci anche il fatto che il Montevarchi è arrivato primo nella classifica dei giovani del girone del Nazionale. Quanto riguarda le quote, sono state decise, vengono riconfermati i nati nel 1999, quindi un giocatore per squadra, poi anche uno del 2000, uno del 2001 e uno del 2002. Questa è la scelta
dei presidenti delle società di calcio, che è passata con il 79%, 97 voti contro 26. È la scelta giusta? Ma credo proprio di sì, perché per diversi motivi, per ridare ancora l'opportunità ai vari 99 che ci sono in tutte le società, per poter fare di nuovo un campionato interregionale, anche perché 99 21 anni sono ancora pochi, ci può stare che ci possano essere dei calciatori interessanti, i quali possano anche far vedere le proprie qualità, o delle conferme o addirittura dei miglioramenti delle qualità che già si conoscevano, perché si sa che la maturazione di questi ragazzi può avvenire anche in un secondo momento, e per secondo momento intendo un'età che può essere quella del 99, perciò sono contento di questo, lo ritengo giusto. E l'altro motivo è anche il fatto che è richiesto un 2002 solo, e naturalmente questo lascia anche alle categorie inferiori la possibilità di reperire qualcosina in più rispetto al fatto che se fossero stati due i fuoriquota del 2002, naturalmente questo poteva mettere in difficoltà anche le altre società. Credo che sia stata una votazione, come appena hai menzionato te, dei presidenti delle società del Nazionale Dilettanti, una votazione che sicuramente ha visto favorevole questa scelta per le motivazioni che abbiamo prima accennato. Una curiosità per quanto riguarda la Serie D: dal prossimo anno sulle magliette dei calciatori, sulle loro spalle, potranno segnare il cognome. Sì, questa è una notizia che naturalmente non vedo quali cose positive possa portare, anche per il fatto oltretutto che, come sappiamo e come purtroppo dovremo quest'anno assistere con questa problematica del Covid, sperando che vada sempre tutto a limitarsi e a migliorare. Naturalmente è un diversivo in più, ma solo un diversivo, perché naturalmente non ci possono essere dei richiami particolari, credo, per quanto riguarda questo tipo di campionato. Nel campionato di eccellenza, la Terranuova Traiana è piuttosto attiva sul mercato, ha confermato l'assetto dirigenziale tecnico della passata stagione, e dopo tante riconferme sono arrivati i giocatori del calibro di Lorenzo Betti e Miro Mattesini, giusto per fare qualche nome. Sì, la Terranovese sicuramente, dopo il buon campionato che ha fatto l'anno scorso, cercherà di confermarlo, e a quanto vedo probabilmente ha anche l'intenzione di migliorarlo, perché i due giocatori che tu hai menzionato, Mattesini e Betti, sono due ottimi calciatori. Mattesini nell'ultimo anno era Sochi, ha subito un ulteriore infortunio, però è un giocatore di ottime qualità, un jolly che può giocare sia nella fase centrale difensiva che nella fase di centrocampo, è un giocatore che di piena affidabilità, identica per quanto riguarda l'attaccante Betti. Attaccante Betti, che ho visto giocare più di una volta l'anno scorso nella Fortis Juventus, è un giocatore più attaccante, con tantissimo movimento, un giocatore che fa reparto e accomuna anche un discreto numero di reti a fine campionato. Naturalmente la dote che spicca di più in questo calciatore è la sua grandissima partecipazione alla manovra della squadra. Grande fermento anche a Castiglione Fiorentino, con l'arrivo di Roberto Fani in panchina, e tanta voglia di ritornare in eccellenza, anche se il programma prevede un primo anno di assestamento per poi puntare in alto. Ma direi che, come in eccellenza e anche in promozione, prima di poter dire e di fare affermazioni riguardo le varie squadre favorite, le varie outsider o le società che magari puntano ad evitare i play-out, aspetterei soprattutto per quanto riguarda la composizione di questi campionati,
perché credo che in base a questo poi verranno fuori delle favorite che magari in questo momento, prevedendo il numero di gironi già esistente, potrebbero essere invece squadre che puntano a un buon campionato ma non a una promozione diretta. Invece se ci dovesse essere, come da varie parti diciamo, si ipotizza, ci dovessero essere più gironi e più squadre, naturalmente cambierebbero anche gli obiettivi, credo, delle varie società. Perciò prima di esprimerci per quanto riguarda queste varie compagini, aspetterei un attimo. La Castiglionese comunque sicuramente sarà una delle squadre che parteciperanno alle zone alte della classifica. Quanto riguarda il campionato di promozione, diciamo, l'Alberoro ci è arrivato per la prima volta nella sua storica, diciamo, nella sua storia, mentre il Montagnano ci ritorna dopo 19 anni. Proprio il Montagnano dà l'impressione di non volersi fermare dal momento che sta facendo un mercato abbastanza importante con il tesseramento di Sadic, che è probabilmente quello di Chiasserini, giusto per fare qualche nome. Sì, sono due società che sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro negli anni precedenti. È anche una bellissima cosa per quanto riguarda la nostra vallata, cioè la Valdichiana, avere l'opportunità di assistere a questi derby. L'anno scorso addirittura c'era anche Monte San Savino, che è, diciamo, il capoluogo di queste compagini. E devo dire che sono oltretutto piazze calorose, molto calde, seguite da un pubblico sempre numeroso e chiassoso. Si fa sentire, sì, si fanno da dodicesimo uomo in campo. Sì, si fanno sentire tantissimo e sicuramente sono di aiuto alla loro squadra. Devo dire che io sono andato anche qui l'anno scorso a vedere alcune gare e devo dire che sono sempre stati numerosi supporters delle due compagini. Quest'anno ci sarà da assistere a tantissimi derby, soprattutto nel campionato di promozione, perché c'è la Castiglionese, sì, c'è il Cortona, anche il Montagnano, Alberoro, c'è tantissimo. Ci sarà da divertirsi. Già. Ci sarà il Lucignano, ci saranno sicuramente tantissime partite da seguire. Quanto riguarda la prima categoria, ci sono almeno tre squadre che sono in attesa di capire quale sarà il loro futuro: il Rassina, la Sansovina e Bibiena. Specialmente il Rassina e la Sansovino dimostrano, come dire, grande ambizione, con il Rassina che ha tesserato Poponcini e la Sansovino, giusto per fare un nome, Vassar. Sì, io direi che queste compagini che hai tu appena menzionato io inserirei anche il Subbiano, che ho visto che ha fatto degli ottimi acquisti insieme, come hai detto giustamente te, al Monte San Savino e al Rassina e Bibiena. Saranno queste, almeno per quanto si sta vedendo ora in questo momento in base ai movimenti di mercato, che saranno le quattro società che punteranno alla vittoria finale del campionato. È normale che ora anche qui aspettiamo, perché come detto, per la promozione e per l'eccellenza ci sarà da vedere eventuali ripescaggi, eventuali composizioni. Qui la composizione del girone credo che sia ormai una cosa abbastanza sicura, cioè queste squadre che abbiamo menzionato sicuramente, se rimarranno in prima categoria, faranno parte tutte dello stesso girone, perciò ci sarà da divertirsi anche in questo campionato. E giustamente grande ambizione al Subbiana, anche perché loro hanno un bel pubblico, sono stati lì venerdì scorso con questi tifosi, anche se sotto sotto il Subbiana spera che fra Rassina e Sansovino e Bibiena qualcuna venga ripescata per avere qualche concorrente, certo, in meno. L'augurio che il Subbiana fa a queste compagini è che qualcuna non appartenga più al campionato di prima categoria, giustamente, perché almeno avrebbe qualche avversario in meno, altrimenti ci sarà una bellissima lotta fra queste contendenti e naturalmente staremo a vedere come finirà. E noi, Giulio, seguiremo gli sviluppi in settimana, perché il prossimo lunedì ci ritroveremo qui al Barcialli di Alessandro Marottini e Massimo Tappetti, che ringraziamo, per commentare l'evoluzione di questo calciomercato, anche se restiamo sempre in attesa
di capire come saranno organizzati i gironi e quali saranno le nuove regole per la prossima stagione agonistica. Sicuramente sì, ci ritroveremo lunedì prossimo. Per ora ringrazio tutti e buona serata. Grazie a Giulio Peruzzi, Alessandro Mariottini e Massimo Tappeti del Barcianni e a quanto ci hanno seguito fin qui. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.